Il 1982 segna l'anno della definitiva scomparsa del rinoceronte bianco, Ceratotherium simum cottoni, in Uganda, per via dell'alta attività di bracconaggio che aveva caratterizzato gli anni precedenti. Nel 1997 venne fondata l'organizzazione non governativa Rhino Fund Uganda, che aveva lo scopo di reintrodurre il rinoceronte bianco all'interno del territorio dell'Uganda, solamente che la sottospecie cottoni era già estinta in natura ed era presente solamente all'interno di alcuni zoo. Quindi si optò per la sottospecie meridionale, che era Simum simum, che però comportava delle piccole differenze rispetto a quella settentrionale, soprattutto a livello dell'habitat e a livello dell'alimentazione. Quindi, per poter reintrodurre i rinoceronti bianchi nell'habitat ugandese, bisognava trovare un habitat che fosse conforme all'alimentazione del rinoceronte bianco meridionale. La scelta ricade su un territorio di 64,2 km quadrati che appartiene a un capitano dell'esercito ugandese che si chiama Roy, la famiglia Roy. Questo utilizzava questo territorio per l'allevamento di bestiame, soprattutto il boss Taurus batusi, che attualmente si trova ancora all'interno del parco e che è imparentato con lo zebù. L'unica richiesta che fece questo capitano è che comunque gli abitanti di quella zona potessero continuare ad utilizzare il parco per l'allevamento e per la coltivazione, sempre ovviamente rispettando l'animale rinoceronte. I primi esemplari arrivarono solamente nel 2004, quando furono portati 4 esemplari dal Kenya e 2 esemplari dall'America. Attualmente, nel 2023, siamo arrivati a 34 esemplari all'interno del parco e lo scopo rimane sempre lo stesso, quindi far aumentare il numero per poi reintrodurre questi animali nella natura vera e propria, quindi all'interno dei parchi, perché per adesso sono all'interno di questo santuario. Il santuario è un luogo protetto che viene controllato 24 ore su 24 da ranger che seguono l'animale sia durante il giorno che durante la notte, per evitare che ci siano altri eventi di bracconaggio. Il nome White Rhino, quindi rinoceronte bianco, deriva da un errore di comprensione. Infatti inizialmente non era White, ma W-E-I-T, che è una parola tedesca che significa largo, ed era stata utilizzata per indicare la dimensione della bocca, per distinguerla dal Black Rhino, che ha una dimensione completamente diversa della bocca. Poi venne tradotta in modo sbagliato e quindi adesso ne chiamiamo il rinoceronte bianco, anche se tra rinoceronte bianco e rinoceronte nero non c'è una vera e propria differenza di colore, ma c'è una differenza a livello della conformazione della bocca. Infatti il nome rinoceronte nero non è dato neanche lui per via del colore, ma per distinguerlo da quello bianco, semplicemente. La differenza tra un rinoceronte bianco e uno nero si nota subito a livello della bocca. Questo è un rinoceronte nero, vedete che il labbro superiore risulta essere più appuntito e prensile, mentre questo risulta essere più appiattito, e questo è un rinoceronte bianco. Per il resto il colore è molto simile, e sicuramente questo non è nero, anche se io sono daltonico, e questo non è nemmeno bianco, anche se io sono daltonico. Secondo Owen Smith si possono distinguere 5 comportamenti sociali, che sono, facciamocelo dire da Google Traduttore, così non sbagliamo la pronuncia. Juveniles, sub-adults, cows, territorial adult male, subordinate adult male. Esattamente, sono queste. La prima fase prevede l'età giovanile, quindi che va dalla nascita fino ai 2-3 anni, anno in cui l'animale viene cacciato dalla madre, quindi il piccolo viene cacciato dalla madre. La seconda fase, quindi subadulti, corrisponde a dai 2-3 anni fino alla maturità sessuale, quindi nella femmina di rinoceronte va dai 6 fino ai 6-8 anni, nei maschi invece va fino ai 10-12 anni. In questo periodo di tempo i rinoceronti formano delle coppie formate da o lo stesso sesso o da sesso opposto e diventano amici, passano il tempo insieme, si aspettano, si proteggono, eccetera eccetera. Raggiunta la maturità sessuale, i maschi possono scegliere due vie diverse. Nel primo caso si separano perché entrambi diventano dominanti, nel secondo caso uno diventa dominante e l'altro invece diventa subordinato. Poi abbiamo la terza, che non indica la mucca, ma indica la femmina di rinoceronte che è matura sessualmente. La quarta cosa prevede invece? Prevede maschi territoriali, mentre la quinta e ultima sono maschi che hanno deciso di vivere nello stesso territorio del maschio dominante e quindi diventano subordinati. Certe volte si possono osservare, come nel caso di questo video, dei gruppi formati da 3 individui. Questo non è raro che avvenga, però dipende ovviamente dal comportamento della madre. E quello che stiamo osservando è la presenza di una madre col piccolo e un subadult,
quindi un subadulto che non si è ancora sviluppato a livello sessuale, che è stato accettato dalla madre e convive con questa famiglia. Perché solitamente i maschi sono solitari e stanno in presenza della femmina solamente quando questa sta ovulando. I rinoceronti non possiedono ghiandole sudoripare e quindi l'unica modalità che hanno per poter abbassare la loro temperatura o è farsi bagni di fango oppure è stendersi al di sotto di un albero, quindi stare all'ombra nei periodi più caldi e riposarsi. L'ultimo aspetto che vi voglio mostrare, che magari i più attenti hanno notato, è che in un video che ho già precedentemente mostrato, il piccolo attorciglia la coda. Questo è sintomo di stress e ansia, probabilmente dovuto al fatto che eravamo in 20 molto vicini a loro, una distanza di massimo, ma proprio massimo, 30 metri. È importante saper riconoscere questi comportamenti, perché in una situazione normale questo comporterebbe che a breve il rinoceronte ti carica. E sapendo che l'animale può raggiungere fino ai 40 km all'ora e superarli, sicuramente non hai chance di scappare. Nel caso in cui comunque l'animale dovesse caricarti, in una situazione che non si presenterà mai, soprattutto in Italia, bisogna arretrare lentamente ed uscire dal suo campo visivo, che è molto semplice, non hanno una grande vista, nascondendosi dietro a quelli che potrebbero essere arbusti e stare in silenzio, perché hanno un grande udito invece. Con questo il video è finito, fatemi sempre sapere nei commenti se vi è piaciuto, se c'è qualcosa da migliorare. Sicuramente l'audio deve essere migliorato, sto provandoci e vediamo come va a finire. It's called the harnessed bushbuck. If you look around the neck, che bello che è, you see it with harnesses that I have.